Un grande saluto amici e amiche di Scambiavolmente. Oggi 3 aprile 2022, il calendario filosofico di Sofia Cioni recita questo: la felicità non dipende dalle condizioni esterne, ma dal proprio stato interiore. Non è quello che avete o che siete o dove siete o che cosa state facendo che vi può rendere felici o infelici. È quello che pensate. Dale Carnegie, dal libro Come trattare gli altri e farseli amici, Bompiani. Io questo calendario ce l'ho nel mio mobile più in vista della casa da qualche anno. Sofia Cioni è l'ideatrice del calendario filosofico e ci tiene compagnia giorno per giorno con una frase che può essere motivazionale, può essere di grande riflessione, può essere solamente divulgativa. Lo sfondo è chiaramente filosofico e poi a ogni cambio di mese ci dà un piccolo piccolo compito. Per esempio, tra marzo e aprile, al cambio del mese, c'era scritto: vorresti mandare un messaggio a qualcuno ma non hai mai trovato il coraggio di farlo? Scrivilo qui. Se ce lo invii, lo condivideremo sulle nostre pagine Facebook, Instagram e forse lo leggerà. Il calendario filosofico è un bellissimo progetto ancora artigianale, nel senso che c'è proprio qualcuno che lo fa con le proprie mani, cioè tutto lo facciamo con le proprie mani, però ecco, non ci sono robot, non ci sono automi a creare il filosofico, soprattutto la mente del filosofico, Sofia, è una persona che ha molte, molte idee, molti, molti spunti e un giorno, una volta al giorno ci tiene compagnia e ci fa riflettere per tutto il giorno. Io le conservo le frasi dei giorni scorsi, ne apro qualcuna. 11 marzo, non permettere mai a nessuno di cambiare ciò che sei per farti diventare ciò di cui ha bisogno lui. Crescere vuol dire avere il coraggio di non strappare le pagine della nostra vita, ma semplicemente voltarle. Jim Morrison, The Doors. Alzatevi, reagite e lottate. Fare la vittima non serve a nulla. Siate guerrieri e non servi del dolore. Non bisogna mai cercare la felicità nello stesso posto in cui la si è persa. Il posto giusto è quello dove smetti di chiederti che ora è. Bella questa qua. Molto bella. E incontreremo Sofia Cioni, ci racconterà un po' come è nato il filosofico, ha una bellissima storia, per certi versi anche similare a delle storie che abbiamo raccontato su Scambiavolmente. Incontreremo Sofia, la incontreremo proprio nel quartiere generale del calendario filosofico. Io ho visto anche un sacco di tentativi di imitazione in giro sulle piattaforme, ma l'originalità e la profondità di pensiero delle frasi che sceglie Sofia, secondo me, non ha veramente pari. La incontreremo presto, non ho ancora una data, ma ci stiamo sentendo e vi invito a pensare a qualcosa da chiedere a Sofia. Io raccoglierò le vostre domande, qualcuno mi ha già scritto perché avevo già lanciato questo appello. Scrivetemi cosa vorreste chiedere a Sofia, come è nato il filosofico, perché fare un calendario filosofico, che cos'ha di più il filosofico rispetto ad altri calendari, perché è importante mettere la filosofia una volta al giorno nella propria vita. Pensateci, scrivetemi christian.tarantino@gmail.com, ch Christian. Io raccolgo tutto e poi le domande le stampo, me le porto con me nel laboratorio del filosofico e le facciamo tutte insieme a Sofia. Vi terrò aggiornati sulla data, dovrebbe essere anche lì tra aprile e massimo primi di maggio. Grazie, grazie a tutti, scrivetemi così almeno raccolgo tutto e poi ne parliamo assieme in una chiacchierata con Sofia, che sarà ovviamente live su Scambiavolmente. Grazie.